sul cantiere, così vi facciamo vedere anche i giornalisti. Ma lo tieni? Sopralluogo sulla 45 del Puleto, che era stato stirato un mese fa. Passo indietro, grazie. Allora, è stato riaperto, come sapete tutti, l'altro ieri, ed è una buona notizia, anche se è stato riaperto parzialmente. L'obiettivo è farlo, riaprire anche i mezzi pesanti, perché sappiamo tutti quanti siano i mezzi pesanti che passano da questo tratto di statale. Le notizie sembrano essere buone. Come avete visto, il cantiere di ANAS sta andando avanti. Entro 30 giorni si potrà, mi dicono, consegnare alla procura un'altra perizia sulla tenuta di questo viadotto, e probabilmente, non dipende dal sottoscritto ma dipende dalla procura, probabilmente poche settimane e si potrà riaprire anche i mezzi pesanti e far tornare, io dico, finalmente alla normalità questo territorio, che vede tantissimi spostamenti su questa tratta stradale. Dalle regioni è arrivata la richiesta di risarcimenti, la richiesta di attivare ammortizzatori sociali. Il presidente Bonaccini ha chiesto 8 milioni di euro. Il governo cosa sta facendo da quel punto di vista per i danni che stanno subendo lavoratori e aziende? In questo momento è necessario riaprire a una viabilità totale, anche i mezzi pesanti. Ovviamente, se non dovesse passare più di questi 30 giorni di cui abbiamo parlato per la riapertura, noi valuteremo a un tavolo di governo con il ministro Di Maio, con il presidente del Consiglio, anche per le necessità fatte dal territorio e dalle imprese locali come aiuti. Non possiamo dimenticare un territorio come questo danneggiato da una chiusura di una tratta stradale così importante. Anche per la vecchia statale 3bis è questione di settimane? Allora, lì, come sapete, abbiamo fatto un tavolo poche settimane fa al Ministero. È stata completata, ieri abbiamo completato una convenzione al mio Ministero, dove ANAS firmerà insieme alla provincia e al comune e si sostituirà all'ente territoriale per fare i lavori. Quindi finalmente anche la ex Tiberina potrà essere riaperta ed essere una via alternativa alla I-45. Ministro, Renzi ha detto che la vuole querelare per le frasi sul genio magico dette l'altro giorno a Firenze. Ma guardi, se Renzi mi vuole querelare, penso che sia una buona notizia, che sto facendo bene il mio mestiere. Io ho detto semplicemente che i soldi devono rimanere in Toscana, che devono essere utilizzati bene, che ci sono delle stranezze nell'utilizzo nello stanziamento di quei soldi, ma nonostante le stranezze li voglio tenere lì, ma nel rispetto della legge, che dice che Pisa e Firenze fanno polo unico aeroportuale strategico, e non vedo perché tra la sera e la mattina lui abbia fatto un altro contratto di programma in attesa che il giorno dopo venisse pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che diceva appunto che Firenze e Pisa erano un polo unico, per destinare solo a Firenze i soldi. Io voglio destinare a tutta la Toscana, come tra l'altro prevederebbe la sua stessa legge. Ministro, una domanda sulla TAV, ci avete consentito. Le ultime indiscrezioni dicono che verrà tutto sospeso fino alle elezioni europee. Secondo lei si resisterà prima che arrivino precisazioni dalla Francia, che ci siano problemi anche a livello internazionale? Allora, innanzitutto c'è un dibattito all'interno del governo che si potrà finalmente aprire, perché sappiamo che cos'è oggi il TAV. Fino a ieri alcuni dicevano che era bellissimo, altri che era bruttissimo, ma nessuno poteva esprimere, o meglio esprimeva, questo giudizio sulla base di dati scientifici e oggettivi. Oggi una commissione indipendente ha fatto un'analisi costi-benefici che ci dice che il TAV costa tra i 7 e 8 miliardi in più rispetto ai benefici che produce, e da lì partiamo. Però io sto facendo molti sopralluoghi, l'altro ieri ero in Sardegna, poche settimane fa ero in Sicilia, sono stato in Calabria e ora sono qua in provincia di Arezzo, e sto continuamente guardando ponti, viadotti, gallerie, strade provinciali ammalorate, che isolano comunità, che non permettono a padri e madri di portare i propri figli a scuola se non facendo dei giri interminabili. Io le dico in tutta sincerità che quegli 8 miliardi e 100 di soldi italiani, nessuno mi può contestare questa cifra, io li spenderei meglio con migliaia di piccole capillari opere diffuse di manutenzione dell'esistente su tutto il territorio nazionale. E lo domando a chi seguirà questo video: ma è meglio utilizzare questo 8 miliardi per fare un buco in una montagna di cui vedremo probabilmente alla fine tra 20 anni i benefici, tra 50? O metterli immediatamente per riaprire un ponte come questo? Che non sono dirottabili, però. No, questi, il governo può decidere di fare dei cambi nelle voci di bilancio. Sono soldi già stanziati dai contribuenti italiani che possono essere destinati ad altro. E un governo che è arrivato, che ha subito una tragedia come il ponte di Genova, che vede le procure che chiudono i ponti, che vede le province che non hanno un centesimo in cassa,
per poter mantenere le strade in cui i nostri imprenditori e i nostri, ripeto, cittadini italiani si devono spostare e non ce la fanno, io penso che si debba pensare due volte a come utilizzarli meglio. Signor Ministro. Ma con la Lega c'è un'interlocuzione costantemente coerente ed efficace. Abbiamo trovato sempre la sintesi e la troveremo anche in questo. Probabilmente il dossier da cui partiamo, in cui partiamo da punti di vista molto distanti. Ma ripeto, siccome non abbiamo pregiudizi, e lo dico sempre, sono convinto che non abbia pregiudizi neanche la Lega, quando parleremo io dirò le stesse cose che sto dicendo adesso. Questi 8 miliardi li vogliamo impiegare per permettere alla gente di spostarsi, per evitare che intere comunità vengano isolate e di conseguenza si spopolino? Per me questa è la scelta migliore dell'utilizzo dei soldi pubblici. Signor Ministro, scusi, siamo a pochi chilometri dall'Umbria, c'è il traforo della Guinza concluso da 20 anni, l'incrocio tra I-45 e Due Mari, permetterebbe in 5 minuti di arrivare nelle Marche, ci vogliamo pensare? Ma guardi, se lei mi fa, mi porta in un campo molto confortevole, perché mi sta parlando di un'altra opera utile. Queste sono opere utili perché permettono all'economia di continuare ad andare avanti, anzi di rilanciarsi. Questo ponte chiuso, questo viadotto chiuso, che significa? Che conseguenze ha? Fa chiudere le imprese, fa spendere di più chi riesce a rimanere in vita. Riaprirlo significa permettere alle imprese, come quell'opera di cui lei ha appena parlato, di lavorare. Questo stiamo cercando di fare. E chi dice che siamo contro le infrastrutture dice una falsità totale. Perché siamo, ieri ho incontrato i vertici di ANCE, l'associazione dei costruttori edili, che sono ben felici di sentire, di aver sentito le mie parole, dove abbiamo promesso, perché faremo nelle prossime settimane, un decreto sblocca cantieri che semplifica le norme del codice degli appalti fatte dal precedente governo, un disastro che ha bloccato i cantieri. Anche questa, seppur scritta con la penna, è una grande opera, semplificare le procedure degli appalti, e lo faremo con un decreto con alcuni punti specifici che anticiperà la legge delega che riformerà l'intero codice degli appalti, perché vogliamo rilanciare l'economia, e questo è un governo che è a favore delle grandi infrastrutture, delle grandi opere necessarie ed utili. Su questa opera sono stati spesi però già tanti soldi, ma comunque è ancora in queste condizioni. Sono stati spesi, sono già stanziati in quest'opera. Poi ci sono molte questioni particolari che è giusto anche che vengano raccontate. Cioè, molto spesso le gare sono state vinte da alcune imprese che poi sono fallite e di conseguenza si è riattivata quella burocrazia che è molto lunga, che noi ora stiamo semplificando per ripartire da zero, quindi si sta facendo lo scorrimento del secondo arrivato in gara o del terzo arrivato in gara. E mi creda che è una situazione che riguarda la Sicilia, riguarda la Calabria, riguarda la Sardegna, riguarda anche la Toscana. E se noi rilanciamo l'economia, soprattutto dal punto di vista edilizio e di infrastrutturale, ci saranno sempre meno imprese che vincono appalti e che poi non portano avanti i lavori perché chiedono un concordato preventivo. Senta, signor Sindaco, l'Umbria è la regione... Grazie per il Sindaco. Signor Ministro, l'Umbria è la regione maggiormente penalizzata perché ci sono tantissime imprese nel Tesernate e nella provincia di Perugia. Noi abbiamo anche il problema della Perugia Ancona e del nodo di Perugia, che è un nodo essenziale per il traffico che passa sulla E45. In merito cosa vuol dire? Allora, l'Umbria è la regione che è più interessata dalle 45 perché circa, mi pare, più della metà dell'intero tratto di 247 km riguarda l'Umbria, quindi è tanto più necessario per l'Umbria riaprire questa infrastruttura prima possibile. Io le do però una risposta generica alla sua domanda. Se c'è un governo e di fronte un ministro che vuole riaprire tutti i cantieri bloccati che ci sono in Italia e aprirne di nuovi sulla manutenzione dell'esistente, l'Umbria e tutte le altre regioni italiane ne avranno un beneficio, ma da tutti i punti di vista, perché un conto è dare una grande opera, il TAV impegna al massimo 700 persone per volta come maestranze, come operatori e come parte tecnica. Se noi invece utilizzassimo quei soldi per migliaia di opere diffuse, sa che sono decine e decine e decine di migliaia di posti di lavoro su tutto il territorio nazionale, quello sì che genererebbe PIL positivo. Grazie. Poi, siccome la vecchia strada non la prega nessuno, questa sarà scaricata a un comune delle anime, che è l'ex Tiberina. L'ex Tiberina, quindi qui. Sì, sì, che ovviamente è praticamente abbandonata totalmente. Da 20 anni. Quindi sia la regione da prima. Assessore dei metodi. Sottosegretario. Allora, se te guardi, le parti più
diciamo, critiche di un viadotto sono le parti alte. Allora, se te guardi le travi, travi trasversi, che sono questi laterali, le solette che collegano le travi, come le vedi a occhio, se guardando già le vedi che tutto sommato, non so, cioè, è un viadotto che ha 50 anni, c'è di peggio, direi, no? Le farei vedere di peggio, appunto, per capire la differenza. Sì, sì. Se uno guarda le pile, si rende conto che è una cosa ciclopica, cioè uno non può pensare che perché vede il ferretto così, pensa che quello è l'unico ferro. Dentro ce ne saranno n di fili di ferro. Quella è la parte più superficiale, che se c'è o non c'è, sostanzialmente non cambia assolutamente niente. Tant'è che il calcolo che abbiamo fatto, abbiamo eliminato 10 cm di calcestruzzo, cioè siamo andati 10 cm dentro come se non ci fossero. Come se questi ferri che te vedi qua non ci fossero. Come se i baggioli che stanno là sopra fossero quelli che dove appoggiano le travi. Si vedi meglio là, quegli elementi quadrati dove appoggiano le travi. Come se fossero ridotti del 30%. L'abbiamo ricalcolato con la normativa attuale, che è molto più severa rispetto a quella del tempo. E queste certificazioni, questi valori, li avete consegnati alla Procura? Assolutamente. Il 21 gennaio, a seguito alla quale è stata consentita la riapertura dell'altro ieri. Con tanto di calcolo. E da questi valori ne esce fuori che il viadotto resiste ai carichi attuali come se fosse un viadotto appena salvato. A questo punto la prosecuzione dei lavori? La stiamo già facendo, l'impresa già è in corso, l'ingegner Celia è responsabile del centro Italia. In questi giorni abbiamo dovuto intanto attuare le prescrizioni che la Procura ci aveva dato per consentire l'apertura. Essenzialmente hanno riguardato la regimazione delle acque di superficie, quindi questi canali arancioni che vede sono stati installati. Sono nuovi. E nel tempo sono andati persi quelli che furono messi all'inizio, la sigillatura di tutti i giunti, perché poi questi ammaloramenti sono dovuti al fatto che questo è un viadotto dove ogni campata lavora per conto suo, quindi trova un giunto su ogni campata. Da questi giunti nel tempo è percolata l'acqua che col sale che si usa per non formare il ghiaccio ha aggredito il calcestruzzo superficiale, quindi i lavori di fino all'altro ieri hanno riguardato la sigillatura di questi giunti, la regimazione delle acque per l'allontanamento delle opere in cemento, la predisposizione di tutta la viabilità a sezioni ridotte, quindi tutta la segnalatica gialla che ha visto, i cartelli per i divieti di accesso per i mezzi pesanti. Però diciamo anche che i soldi sono già stati stanziati nel contratto di programma 16-20. Sì. Non sono mai appaltati. Quindi abbiamo tutte le risorse necessarie per metterlo in sicurezza. Ma c'è cioè questa situazione che lei oggi trova qui è dovuta proprio al fatto che è stato già appaltato e consegnato all'impresa un intervento da circa 3 milioni di euro per il risanamento di tutte le opere strutturali. I lavori erano stati consegnati a dicembre, poiché vige il piano neve concordato con la prefettura e gli enti locali, noi d'inverno non cantierizziamo sopra il viadotto perché siamo in quota, perché un cantiere potrebbe comportare il blocco in caso di nevicate, non ci passa neanche lo spazio neve, per cui si era concordato di cominciare a lavorare da giù e solo in primavera si partiva sulle opere in elevazione. Nel frattempo è intervenuta la prefettura perché quel lavoro si era sbloccato. Adesso abbiamo l'autorizzazione per riprendere e quindi abbiamo iniziato a fare le piste di cantiere. Oggi arrivano, non stamattina, abbiamo dovuto posticipare a pomeriggio perché oggi c'è la sua presenza, chiaramente era incompatibile per ragioni di sicurezza. Oggi pomeriggio arriveranno i ponteggi che saranno montati su queste travi basse, i classici ponteggi che vediamo anche nelle città. Sulle pile saranno invece dei ponteggi autorampanti con un sistema di elevazione che portano sugli operai e attrezzature per andare a... Per una lunghezza di quanto? Questo tratto, tutto questo tratto interessato? Questo 5 campate, tutto il viadotto. Tutto il viadotto. La cosa che è stata sollecitata anche dai sindaci e dagli enti locali è, diciamo, la rapida riapertura ai mezzi pesanti, perché è quella che pesa molto sulle pendenze. Allora, su questo c'è stato anche un minimo di confronto con la Procura. Gli elementi di maggiore preoccupazione per i periti della Procura sono proprio i baggioli, come diceva l'ingegner Simonini, quegli appoggi delle travi, alcuni dei quali sono appunto esteriormente deteriorati. Noi avevamo relazionato dicendo che se anche un baggiolo dovesse per assurdo cedere completamente, siccome l'impalcato è molto rigido perché ci sono questi trasversi,
La sollecitazione si ripartisce sugli altri e c'è ampio margine per poter intervenire per tempo, eccetera. Quindi questo cosa comporta? Ci sarà un periodo non molto lontano in cui voi riconsegnerete una perizia alla procura per la richiesta di aprire anche al traffico pesante. Lo faremo vedere anche ai giornalisti, abbiamo già un cronoprogramma, abbiamo concordato con l'impresa. Posso sapere quanto durerà questo cronoprogramma? Il direttore dei lavori che è qui con noi, architetto, venga. 30 giorni. 30 giorni. Quindi si potrebbe ipotizzare in via, diciamo, ottimistica che tra 30 giorni voi possiate dare alla procura, fare alla procura un'istanza di riapertura anche per i mezzi pesanti. Noi adesso con l'architetto Lionti, che è il direttore dei lavori di questo cantiere, andremo a cerchiare i baggioli messi peggio con una cassaforma che è già stata pensata ed è in produzione in questi giorni. Faremo dei getti di, diciamo, una cerchiatura con del cemento armato tutto attorno per confinarli, consolidarli, e con questa prima misura che durerà qualche settimana contiamo di rassicurare, insomma, l'autorità giudiziaria e chiedere quindi l'autorizzazione per l'apertura. Chiaramente poi il calcestruzzo avrà bisogno di tempo per indurire, maturare, eccetera, ma contiamo in un mese di potercela fare, insomma, usando un mese anche di potercela fare per fare istanze in procura, e quindi deve essere istanza forse anche prima, poi la procura avrà bisogno di qualche giorno, come è già accaduto la settimana scorsa, per fare le proprie verifiche. Chiaramente tutto il cerchio potrebbe chiudersi, condizioni meteo permettendo, perché oggi è un'eccezione questo clima. State però interloquendo con i sindaci del territorio, avete avuto modo di aggiornare anche sullo stato d'avanzamento? Sì, devo dire che c'è stata un'ottima collaborazione anche da parte degli enti locali. In questa situazione era facile prevedere, diciamo, anche un qualche momento di rottura dei rapporti, eccetera. Invece dobbiamo ringraziare veramente anche la provincia di Arezzo, che sono stati sempre molto collaborativi. Bene. È la verità. No, ma c'è da dire questo: la disgrazia è successa, voi in maniera molto fattiva state dando delle risposte concrete, quindi questo la gente, i sindaci lo capiscono, non è che siamo a fare piccoli lavoretti. Il fatto di essere intervenuti subito, di aver permesso già la riapertura parziale e tra poco quella definitiva, per la comunità e per le aziende, cioè una notizia di un'importanza estrema. E poi abbiamo firmato anche la convenzione con la parte del comune con Santo Stefano. In modo tale che almeno l'ex Tiberina possa essere una via alternativa in caso dovesse mai succedere un'altra. Però appunto avere nel 2019 finalmente dopo 21 anni un'alternativa al viadotto è un messaggio per il territorio fondamentale, cioè il collegamento tra le due regioni non verrà più interrotto anche in caso di problematiche di questo tipo. Quindi insomma c'è anche disponibilità, perché c'è veramente per la prima volta si vede un interesse concreto da parte del Ministero, da parte dell'ANAS, e un intervento veloce, rapidissimo, perché comunque è stato veramente celere. Lei consideri che noi tutti i viadotti li guardiamo 4 volte l'anno. Ogni 3 mesi c'è una persona che viene qua, col suo iPad, lo guarda, dice là c'era una cosa che l'altro mese non c'era, quindi abbiamo una visione attenta su tutta la nostra, quindi su tutti i viadotti, qualsiasi viadotto. Io posso permettere, in un periodo di necessità di manutenzione come mai prima c'è in Italia, avere un amministratore delegato di ANAS che quanti anni sei stato come responsabile? Parecchio, io faccio i conti, per cui abbiamo una persona che può dire anche dal punto di vista tecnico, oltre che come programmazione, cosa bisogna fare e come bisogna farlo, quindi dà una certa sicurezza, non nasconde tutto questo. Complimenti davvero, molto grazie. Molto bene, speriamo bene, speriamo che questo territorio riesca a trovare normalità in poche settimane. La tempestività, ringraziamo del tavolo che ci mancherebbe, ma penso che sia normale, penso che sia doveroso, anzi non normale, che sia doveroso. Speriamo di riuscire a tornare qua tra Trento poco più poter vedere che passano anche i mezzi pesanti. Questo è l'impegno. D'accordo, adesso andiamo a vedere l'ex Tiberina, ci trasferiamo sulla... Adesso... Sbaglio.